Ciao Monica, eccola, benvenuta ancora una volta a Monica Mai negli studi di Radio Sound per Mai Dire Dieta. Ciao carissima. Ciao Cri, buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene, perfetto, tutto bene. Perfetto, dai che si parte ancora. Allora, visto che entriamo nella stagione calda, andiamo subito al dunque. Oggi parleremo di cibi che aiutano un pochino a combattere il caldo. Assolutamente sì, parliamo anche non solo di cibi ma anche di preparazioni culinarie. Pensa che anche i metodi di cottura influiscono. In estate e ai primi, comunque quando inizia a far caldo, dobbiamo cercare di pensare a delle preparazioni con olio a crudo, quindi molto molto semplici, che favoriscano anche la digestione in maniera abbastanza veloce. Beh, ovviamente i primi alimenti che ti vengono in mente in estate sono la frutta e la verdura. Pensa alla frutta, che la natura ce la offre in questa stagione più ricca di acqua. Pensa al melone e all'anguria. Il cocomero ha addirittura il 95% di acqua, perché in questa fase dell'anno noi abbiamo bisogno di essere idratati maggiormente. La natura è più intelligente di noi, evidentemente. E frutta e verdura sono i cibi che poi sono anche ricchi di sali minerali e di vitamine, e quindi favoriscono ci favoriscono davvero un beneficio incredibile. Pensa al potassio, ad esempio, che è indispensabile per la conservazione dei liquidi nelle cellule, riduce la pressione, favorisce la lucidità della mente e addirittura è ottimo anche per chi suda molto. La carenza di potassio infatti si manifesta attraverso una grande fatica, quindi una grande affaticabilità e una ridotta capacità di reazione, con la presenza anche di campi muscolari. Quindi ben vengano quella frutta e quella verdura che contiene questo minerale. Poi in questo periodo fanno bene anche quelle verdure, insomma quei prodotti che contengono vitamina A, vitamina C e beta carotene. Certo, come per esempio hai parlato della vitamina A e della vitamina C, ho parlato prima del melone, lui è ricco di queste due vitamine. Attenzione a un abuso di alcolici e superalcolici, perché sono dei vasodilatatori e aumentano la frequenza cardiaca. Si consiglia, per quanto riguarda la divisione dei pasti, di fare circa i soliti famosi 5 pasti, quindi la colazione, i due spuntini, pranzo e cena. Però anche in questo caso cercare di farli molto digeribili, quindi ti ho parlato dei metodi di cottura, ma anche leggeri, quindi per non andare a sovraccaricare il nostro sistema digerente. Sì, anche perché già fa caldo, figuriamoci. Naturalmente da evitare i caffè. Guarda, si parla, non è un divieto assoluto, cioè se io ho la tazzina di caffè al mattino problemi non ne ho, di evitare un abuso di caffè e bevande contenenti per esempio caffeina o gli energy drink, perché aumentano la sensazione di calore e la sudorazione e quindi aggravano, diciamo, la sensazione di disidratazione e la disidratazione stessa. Quindi anche i cibi e le bevande troppo calde e troppo fredde lì, però, perché danno uno shock a livello del nostro sistema digerente. Poi sai, bere almeno, questo ce lo siamo sempre detti, almeno 2 litri d'acqua. Se questa non basta, tisane o tè non zuccherati. Sui succhi di frutta, meglio freschi, però facciamo attenzione che anche qui potremmo andare ad introdurre degli zuccheri in più, quindi occorre sempre anche questi con moderazione, mentre tè e tisane non ci sono problemi. D'estate di solito quando fa molto caldo si fa fatica ad addormentarsi. Cosa suggerisci per la cena della sera, per il pasto della sera? Guarda, occorre dare prevalenza a quei cibi che aiutano a rilassarsi, ma perché? Sono cibi che hanno la presenza di un aminoacido, il triptofano, che favorisce che cosa? La sintesi della serotonina, che è un neuromediatore del benessere ed è il neurotrasmettitore cerebrale che diciamo stimola il rilassamento. Lo troviamo dove? Frutta, latte, yogurt e tra le verdure la lattuga, vabbè, la cipolla e l'aglio, che però hanno aspetti negativi ma anche le loro hanno spiccate proprietà sedative che conciliano il sonno. Vabbè, insomma, quella sera lì non baceremo nessuno. Perfetto. Dai. Grazie Monica, le tue coordinate? Il mio sito è www.monicamai.it. Grazie a te. Sempre bravissima Monica, sarà con noi anche la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie, buon lavoro. Grazie. Radio Sound.